Eccoci qui, appassionati e appassionati di calcio da San Siro, un freddo incredibile, un gelo che è sceso anche su tutto il Belgio, che è fuori dai mondiali, va avanti la Croazia, va avanti il Marocco, complimenti al Marocco chiaramente. E ragazzi, questa è la fine di una generazione di diavoli rossi con ottimi giocatori che non ha mai però vinto nessun trofeo. E facciamo il focus proprio su quello e poi su nomi mercato. Abbiamo visto oggi un Gvardiol strepitoso come in tutto questo mondiale, l'abbiamo già segnalato un anno e mezzo fa quando aprimo il canale, è un difensore veramente, veramente bravo, forte, tecnico, completissimo, il prototipo del difensore moderno, mentre Borna Sosa non mi ha convinto neanche questa volta e quindi per quanto riguarda la 3 dello Stoccarda sì è bravo nei movimenti, nel gioco di palleggio ha tanta corsa, ma qualità e scelte non ci sono ragazzi, è un giocatore medio, secondo me a livello di qualità è molto meglio di Marco. Ma partiamo da lui, partiamo da Romelu Lukaku. Ragazzi, anche questa volta Lukaku non è riuscito a essere decisivo. Ragazzi, Lukaku ha avuto 3 o 4 clamorose palle gol, io ne dico 3. Il tiro di destro sul palo con davanti Gvardiol, il colpo di testa che è andato alto dopo che la difesa aveva lisciato. E poi l'occasione più clamorosa quando ha preso la palla di petto dopo che sia il portiere che lo stesso Lovren non sono riusciti a intervenire. Ragazzi, lì è vero, casualità, arriva la palla e tutto, però un giocatore in forma, quei tiri, quegli stop non li sbaglia, ha la cattiveria, la reattività per buttarsi su quel pallone e metterla dentro in qualsiasi modo. Lukaku è un giocatore che ancora non è in forma, non veniamo al vero Lukaku secondo me da almeno un paio di anni, ed è un giocatore che se non è al top della forma è un giocatore normale, ha degli evidenti limiti tecnici, è un giocatore che poi basa tutto sulla sua esplosività, soprattutto quando ha anche tanti spazi accanto a sé da aggredire, quando invece spalla la porta oppure in area di rigore magari ha quelle palle sporche, non è mai stato così tanto un rapace, anche se, ripeto, quando al 100% della forma questi gol, almeno un paio di queste tre occasioni l'avrebbe buttata dentro. E quindi anche i suoi dubbi, secondo me, sul proseguo della stagione rimangono, stiamo a vedere ragazzi, perché il Lukaku visto in questa partita mi lascia veramente perplesso. Di Gvardiol dicevamo, è un mix tra bastoni e Skriniar, per parlare di Inter, perché fa delle uscite palla al piede in progressione, tiene bene con questo sinistro, accarezza la palla, la protegge con tutti i suoi 185 cm, ha visione periferica, ha il passaggio breve, ha il passaggio lungo, riesce anche a intervenire in modo pulito. Guardate alla fine come toglie la palla del possibile 1-0 del Belgio, in scivolata, pulito, senza fare fallo. Questo veramente ragazzi è un giocatore, noi lo diciamo ancora una volta, dopo un anno e mezzo non vogliamo prenderci meriti, questo è un giocatore veramente forte, forte, forte. Attenzione perché è forte l'interesse del Chelsea su di lui, io l'avrei visto volentieri all'Inter, bene all'Inter, ma anche per dire in una qualsiasi big italiana questo gioca titolare, Questo gioca titolare anche se è un 2002, stiamo a vedere. Invece non mi ha convinto minimamente Borna Sosa, come vi ho detto in apertura, un giocatore che è bravo a muoversi, fa delle belle sovrapposizioni, corre tanto sia in avanti che indietro, però ragazzi, anche sta partita ha sbagliato 3 cross su 4, degli appoggi sbagliati, sbaglia anche delle scelte elementari. Io penso che per giocare come gioca l'Inter col 3-5-2, l'esterno tutta fascia debba avere delle qualità offensive sicuramente importanti, non può solamente avere corsa. Detto questo, si chiude, come dicevo in apertura, la generazione dei diavoli rossi d'oro. Vertonghen, Alderweireld, Hazard, ci metto dentro Courtois, lo stesso De Bruyne, anche se hanno 30 anni, 31, Lukaku, tutti i giocatori che sicuramente hanno scritto una storia importante nelle pagine della propria nazionale, ma non hanno mai vinto né un mondiale né un europeo. E secondo me gran parte di questi giocatori, anche in questo mondiale che doveva essere un mondiale della loro consacrazione, ha steccato in maniera clamorosa. Complimenti alla Croazia, bravo Perisic, un Luka Modric illuminante e appunto dei buoni giovani che secondo me, se la Croazia continuerà così, potranno costituire l'ossatura di un'altra nazionale che, vi ricordate, terza nel 98, potrà continuare a stupire. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua da questo San Siro che è sempre splendido, guardate ragazzi. Io vi saluto perché mi manca troppo il campionato di calcio. Ciao ragazzi!